Domenica alla Liegi avrei voluto a fine gara dire basta, sarei voluto andare in vacanza e non avere più, voler più sapere nulla della bici, perché quando sei sempre lì davanti e poi non riesci a concretizzare, il morale non è dei più alti, però è il ciclismo e dico sempre che i problemi veri sono altri e come ho detto prima della Liegi, se mai avessi fatto un buon risultato l'avrei voluto dedicare alla famiglia di Michele, e non è avvenuto domenica ma c'è oggi, e questo risultato è per lui, per la sua famiglia, e quello che dico sempre, mai dimenticarlo. E adesso con la maglia, l'obiettivo per questa settimana? Ma sai, io vivo giorno per giorno, è un po' come l'anno scorso alla Vuelta. Quando mi si chiedeva, vivo giorno per giorno, sicuramente darò il massimo, cercherò di tenere questa maglia e vediamo, chissà che di non avere quella la gamba necessaria per rimanere con i migliori in salita e portare questa maglia fino a domenica. Però come ho detto, sarà una settimana molto dura, sarà freddo, pioverà, questo sarà anche molto, molto importante e vedremo, sicuramente darò il massimo per tenere questa maglia. Quest'anno ti senti che è una grande progressione per te? Ma sì, sicuramente adesso ci sono due vittorie in tasca. Ti ho detto, è mancato il risultato nelle classiche, però quello che è importante è quando sei sempre davanti, prima o poi qualcosa arriva ed è arrivato oggi. Magari nessuno se lo aspettava, però io ci credevo, ho fatto le cose in modo perfetto per poter portare a casa questo risultato e sono venuto.